Buongiorno a tutti ragazzi, io sono Centurion81 ed oggi sul mio canale vi ho voluto portare un glitch dei soldi infiniti da fare solo. Vi dico già, requisiti per fare il glitch, un garage pieno di RH8, una Deluxo ed un centro per i videomobili. Sì ragazzi, una Deluxo perché purtroppo attualmente non ci sono glitch in solo con cui possiamo duplicare LG Retro Custom. Lo so che la Deluxo viene pagata poco, però per chi vuole fare un glitch in solo e vuole guadagnare qualche soldino, secondo me questo è un metodo veloce e simpatico. A questo punto mettiamo fuori una nostra LG RH8 e andiamo a prendere un'auto della strada. Io in questo caso avevo il garage qui di fronte e sono andato a prendere un'auto della strada. Perché facciamo questo? Perché con l'auto della strada dovremo allontanarci dal luogo in cui abbiamo lasciato l'RH8 e dovremo chiamare il meccanico. Meccanico che ci porterà una Deluxo, che sarà poi la Deluxo per duplicare, da duplicare. Fate bene attenzione alla mia Deluxo, vedete che ha una targa personalizzata. Perché alla fine vedrete come la Deluxe, dopo aver fatto il glitch, prenderà la targa della nostra RH8. A questo punto mi allontano il più possibile da dove ho lasciato l'RH8 e chiamo il meccanico. Una volta che il meccanico ci avrà portato la nostra Deluxo, saliamo sulla Deluxo e vi farò vedere fra poco più avanti dove dover andare. Vi dico già che con questo glitch andiamo a sfruttare un wall bridge che si trova sulla mappa di GTA. Mi raccomando, il wall bridge usatelo solo per fare il glitch e non per andare in giro sotto mappa ad ammazzare altri giocatori perché rischiate la segnalazione e un ban da parte di Rockstar. A questo punto ho preso l'autovettura, la Deluxo, mi dirigo verso l'aeroporto. Adesso vi farò vedere sulla mappa il punto preciso dove dovete andare per fare il wall bridge. Io avrò fatto 4 o 5 tentativi perché le prime volte non ci riuscivo. Ecco qui il punto preciso, io ho messo un punto di interesse in modo da ricordarmi dove devo andare, anche se l'avevo già provato più di qualche volta. Quindi ci dirigiamo all'aeroporto per fare la parte finale del glitch. Ovviamente se volete potete chiamare prima di iniziare il centro per aeromobile o lo fate una volta finito il glitch. Centro per aeromobile che ci servirà per salvare il veicolo duplicato, la Deluxe duplicata in questo caso. Una volta arrivati sul punto di interesse, come vedrete lì di fronte c'è un palazzo, ci posizioniamo il meglio possibile con la Deluxe. Perché come vi ho detto già prima, io ci ho provato 3, 4, forse 5 volte ed alla fine ci sono riuscito. Come vedete, la prima volta l'autovettura non ha fatto wall bridge, la seconda volta che io ho provato ci sono riuscito, ma ho accelerato troppo e se fate caso sono uscito direttamente dalla parte superiore del palazzo, come vedete. Però fidatevi, il wall bridge funziona e ve lo dimostrerò. Vi ricordo ancora di iscrivervi ai canali del Team Glitch che trovate sotto in descrizione e di lasciare un like e magari condividere il video se vi è piaciuto. Ecco, io ho provato una quarta volta, alla quinta ci sono riuscito. Ovviamente quando sarete quasi in wall bridge non accelerate. Ebbene, una volta sotto mappa, adesso vi farò vedere dove dovremmo andare a posizionare la Deluxo, in quell'area dell'aeroporto. Ovviamente è un glitch che possono fare sia gli utenti di PS4 che gli utenti di Xbox One. Per ora Xbox One l'ho fatto con quello, ma presto prenderò una PlayStation 4 in modo da poter aiutarvi anche in live, visto che la maggior parte di voi avete tutti PlayStation 4. Ebbene, una volta arrivati sul punto di interesse, non faremo altro che premere X per PlayStation
A per Xbox e lasciar cadere il veicolo, la Deluxe. Vedrete che ad un certo punto la Deluxe si fermerà, atterrerà, attendete qualche secondo, qualche minuto, dipende sempre dalla connessione, si farà lo schermo nero e vi spawnerà in un luogo preciso della mappa. A tanti spawnano alla mesa, a me mi ha spawnato in un punto di un night vicino all'aeroporto. Come potete vedere, su in alto a sinistra uscirà la scritta che vi dirà che voi non potete accedere a questo nightclub perché l'avete dato in permuta, ma non è così. Come potete vedere, anche l'autovettura ha cambiato la targa, la targa personalizzata, ha preso la targa dell'RH8. A questo punto non faremo altro che chiamare il centro operativo mobili, aspettare che ce lo consegnino. Una volta consegnato, entreremo all'interno con la Deluxe. Scenderemo dal veicolo, aspetteremo che la rotellina sotto a destra del caricamento del salvataggio, quella gialla, abbia completato. Completato il tutto, risaliamo sull'autovettura e possiamo portarla in qualsiasi garage perché il veicolo è salvo. Mi raccomando, il passaggio del centro per i mobili, altrimenti non vi salva il veicolo. Detto questo, io vi ringrazio ancora della visione. Se vi è piaciuto il video, lasciate un like e se volete, condividete il video. Ricordo inoltre di iscriversi, per chi non l'avesse già fatto, ma sono sicuro che già l'avete fatto, ai canali del Team Glitch, ossia Maxi Milk YouTube, Dark Glitch YouTube, Moro Glitch e Alebrambi45. Io vi lascio alla visione della fine del video e ci vedremo al prossimo glitch. Grazie a tutti ragazzi.